corso che vi proponiamo prenderà in considerazione lo sviluppo comunicativo-linguistico nei primi 3 anni di vita, partendo dall'assunto che le abilità linguistiche e le abilità comunicativo-relazionali sono intrinsecamente legate e che i disturbi del linguaggio e il disturbo dello spettro autistico sono in effetti posti lungo un continuum. Stresserà inoltre l'idea che è molto importante identificare precocemente i segnali di rischio, tanto per i disturbi del linguaggio che per il disturbo di spettro autistico, e prenderà in esame tutti gli strumenti e le prassi utili a garantire una tempestiva identificazione dei disturbi e una precoce presa in carico. Il corso è diretto a tutte le figure professionali che a vario titolo sono coinvolte, tanto nell'identificazione che nella precoce presa in carico, perché i 36 mesi di vita sono una finestra estremamente importante e privilegiata per avere la possibilità di migliorare fortemente l'outcome di un individuo che parte con uno svantaggio comunicativo-relazionale. Parleremo degli interventi per l'autismo di supportata efficacia, cioè quegli interventi che sono stati testati e validati tramite protocolli di ricerca. In modo particolare parleremo dei Naturalistic Developmental Behavioral Intervention, cioè quegli interventi a base naturalistica, cioè erogati in un contesto, in un ambiente naturale per il bambino, con una base comportamentale ed evolutiva. Perché è necessario coinvolgere i genitori nell'intervento? Perché i genitori sono le persone più importanti per il bambino. Quanto più il bambino è piccolo, e tanto più è necessario avere i genitori coinvolti il più possibile nell'intervento. I genitori sono le persone che hanno più probabilità di avere un impatto importante sulla traiettoria evolutiva del bambino. Il bambino spende con loro la maggior parte del tempo e quindi è necessario che i genitori abbiano le strategie di terapia in modo tale che possano andarle a applicare nel corso della giornata nei momenti più adatti per il bambino.